Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa undicesima lezione di tutorial sugli alimentatori. Oggi andiamo a vedere gli step necessari per progettare il regolatore di tensione a zener BJT visto nel video precedente. Dobbiamo andare a considerare i parametri che sono necessari alla progettazione e che sono quelli elencati qua, quindi la tensione di uscita desiderata, la corrente massima del carico e poi per lo zener la VZ necessaria, la IZ e la potenza sullo zener, poi l'HF del BJT, quindi il suo guadagno, e il valore della resistenza di limitazione R e la sua potenza. Vediamo questo tra un attimo. Bene, per prima cosa, dopo aver considerato i parametri necessari, andiamo a vedere come scegliere il BJT, quindi scelta del BJT, facendo alcune considerazioni. Allora, innanzitutto bisogna che il BJT sia in zona lineare, quindi bisogna che la caduta VCE sia di alcuni volt, quindi se no finisco in saturazione e questo non va bene. Per questo la tensione d'ingresso, la VI, deve essere almeno di un paio di volt per sicurezza. Dopodiché devo andare a vedere la potenza del BJT, quindi la potenza che deve avere. Quindi in questo caso dovrò avere, allora, scelta del BJT, due punti, devo avere una VCE di qualche volt per essere in zona lineare e la potenza P, mettiamo qua come pedice BJT, così. Allora, sarà uguale come calcolata, sarà la corrente massima moltiplicata per la tensione di ingresso massima meno la tensione di uscita. Ovviamente sarà quindi questa qua la V massima meno la V0 sarà la VCE, quindi corrente per tensione. E questo valore deve avere, quindi una volta calcolata la P del BJT, allora vediamo se devo avere una VCE di qualche volta per essere e la potenza mi serve per scegliere un BJT da datasheet, allora mi serve per scegliere un BJT che abbia una potenza con potenza molto maggiore della potenza della P del BJT. Spero di essermi spiegata bene, insomma, quella che calcolo è questa e devo prendere un componente che possa supportare quella dissipazione di potenza. Dopodiché leggo, allora, okay, poi leggo da datasheet, leggo il valore, una volta che ho scelto la potenza, leggo il valore anche del guadagno HFE. E questo è per il BJT. Poi per lo zener, come abbiamo già detto, devo, come ho già anticipato, scelta dello zener, anche qua avrò che la VZ è uguale alla V di uscita più la VBE. Quindi giro di maglia che abbiamo già visto nell'altro video.
la VBE, dove VBE è circa 0,6-0,7 volt. Anche un circa. E usando i datasheet individuo la Z massima, anzi no, non la massima, la Z minima che mi permette una VZ desiderata. Allora, poi vado a verificare, infine verifico che la potenza del diodo scelto sia maggiore di quella dissipata che calcolo come in questo modo. Z sarà uguale a Z per Z massima, quindi VZ per l'IZ massima sarà la IZ minima più il valore della IB massima. E la IB massima, IB max è uguale a IL massima diviso il valore HFE, perché ovviamente è la ICIE del BJT, quindi la corrente che esce poi dall'emettitore è la IL che va al carico. Altro step, quindi il quarto, quello che mi fa determinare, allora dimensionare la R e la sua potenza di conseguenza, quindi il suo valore massimo sarà la tensione. Allora, la tensione di ingresso minima meno la tensione di Zener, tensione di ingresso minima meno la tensione di Zener, ok, o la caduta su R, fratto la corrente che è IZ minima meno, no, quella di prima, IZ minima più O, più IB massima. Ok, quindi questo sarà poi il valore massimo della mia resistenza. Dopodiché vado a vedere la potenza, quindi la potenza sarà sempre il valore di R, la potenza e la corrente sarà sempre Z minima più IB massima al quadrato. Vado a scrivere anche questo. Quindi, allora, la PR, allora R per IZ minimo più IB massimo chiusa al quadrato. Bene, questi sono gli step per progettare il regolatore di tensione a Zener BJT, quindi valori
del condensatore avevamo già visto che mi basta qualche centinaia di microfarad perché poi viene amplificato col fattore HFE diciamo in uscita del BJT. Bene, spero di essere stata chiara e fatemelo sapere nei commenti e vediamo al prossimo video un'applicazione pratica di questi step per vedere proprio fisicamente e numericamente come andare ad utilizzare queste formule.